conferenza stampa, direi di chiusura per quanto attiene la presentazione dei nuovi calciatori del Calcio Catania stagione 2018-2019, una conferenza stampa anche per la, io non la chiamerei nemmeno presentazione, ma direi un ribadire, visto le voci che sono apparse sui giornali sulla possibilità che un determinato brand aziendale non potesse più sponsorizzare le attività sportive, e quindi un ribadire che anche per questa stagione il nostro sponsor, il nostro main sponsor, sponsor principale, è Domusbet, rappresentata dal qui presente Francesco Di Paola. Io direi che più che uno sponsor non mi piace proprio, soprattutto nel caso della Domusbet di Francesco, definirlo sponsor, ma piuttosto un partner, un facente parte proprio del Calcio Catania. Quindi chiariremo dei punti e coglieremo l'occasione per ribadire che anche per quest'anno, e noi ci auguriamo anche per il prossimo, anche perché abbiamo un contratto quadriennale, che il gioco forza, noi al di là di quelle che sono le normative, dobbiamo rispettarle. Detto questo, passerei alla presentazione dei nostri due calciatori. La procedura sarà sempre la stessa. Stasera presentiamo, e con questo, come dicevo prima, completeremo il nostro ciclo di presentazione di calciatori. Presentiamo il nostro portiere Giulio Puridori e Alberto Scaglia. Farò parlare prima loro, si presenteranno, brevi cenni di presentazione, dopodiché lascerò la parola a voi per le domande ai due ragazzi. Poi i due ragazzi dovranno andare velocemente a fare allenamento, quindi se è possibile essere quanto più succinti possibile. E passo subito la parola ad Alberto, un innesto che noi abbiamo cercato per tanto tempo, un innesto che ci stavamo preparando per un discorso di B, e il fatto che lui abbia accettato anche di correre il rischio eventuale di fare il campionato di C è una cosa che a noi ci rende fieri di questo, e a lui fa onore, perché evidentemente sa che è venuto in una piazza ambiziosa, una piazza che al di là delle categorie che farà, che dovrà fare, è pur sempre una piazza di un certo spessore. Di conseguenza di questo noi siamo grati a lui e felici di averlo con noi. Giulio invece è Guido, non ci vedo manco più, non ci vedo, porco Giuda. Guido invece l'abbiamo prelevato dal Livorno, l'anno scorso ha giocato diverse partite con il Livorno, è giovane, ha tutto un futuro davanti, e sono convinto che farà di tutto per farsi apprezzare e per farsi valere, quindi anche lui il benvenuto da parte della società. Passo la parola a Scaglia. Buonasera, leggevo Giulio. Sono Gigi Scaglia, vengo dal Parma in prestito a Catania. Ho voluto fortemente venire qua anche se non si sapeva la categoria, perché
ho voglia di giocare, ho voglia di divertirmi e mi sono messo subito a disposizione del mister e della squadra. Sono un jolly, diciamo, e niente, poi mi farete voi le domande. Bene. Guido. Buonasera, sono Guido Pulitori, vengo da Livorno. Sono deciso di venire qua perché per la bellissima piazza che è e per mettermi in gioco e magari riuscire anche a portare il Catania dove, nella piazza dove si spetta. Francesco Casicci, Globus Television, una domanda chiaramente a entrambi, a Guido. Volevo chiedere come le sensazioni, insomma, con il tecnico, soprattutto Onorati, appunto qual è il rapporto con, anche con il collega Pisseri, quindi insomma le prime sensazioni, anche che consigli ti stanno dando. Una domanda chiaramente Alberto, se la squadra ha proposto la difesa a 4 come modulo credo principale, ma anche alternato con una difesa a 3 a Foggia, una signora prestazione, quindi ti potrebbe essere chiesto insomma di giocare anche su, sì sulla corsia, ma anche su vari ruoli di questa corsia, quindi ti volevo chiedere, ecco, un giocatore della tua esperienza, ecco, potrebbe tornare utile, tu che cosa mi potresti fornire in base anche a questi dettami tattici? Grazie. Beh, io sono arrivato qua 2 settimane fa e appena sono arrivato mi sono trovato subito bene, sia con il mister, con Matteo e sia con Damiano, che è il ragazzo del 99. Beh, mi hanno aiutato subito perché come ogni allenatore ha le sue idee, no? Secondo me il mister Onorati ha delle buone idee, delle ottime idee, io mi sto applicando per fare sì che li esegua, che faccia al meglio quello che dice lui. Con Matteo mi sto trovando benissimo, un bravissimo ragazzo e mi sta aiutando anche lui a crescere perché anche lui ha giocato tanto e quindi mi può aiutare. E niente, mi sono trovato bene fin da subito, dai, senza problemi. No, io sono a disposizione del mister. Ho già fatto il terzino e il quinto e altri ruoli, quindi non c'è nessun problema per me. Poi sono a disposizione, poi in base al modulo che ci dirà il mister, valuteremo sul campo. Buon pomeriggio direttore. La domanda è la seguente, anzi sono due. Che tipo di Serie B si aspetta l'anno prossimo in funzione del fatto che il presidente Grevina ha parlato di 7 promozioni e quindi questo va a inficiare sul campionato del Catania? E seconda domanda, seconda considerazione, insomma, quali sono le società che secondo lei si sono mosse bene, quindi quali sono le realtà contro le quali il Catania rischia di andare insomma in battaglia sportiva per la promozione chiaramente in Serie B. Grazie. Prima precisazione, forse intendevi parlare di campionato di Serie C, non di Serie B, perché la Serie B, che tipo di campionato sarà? Io dico, sarà innanzitutto un campionato non in linea con il rispetto delle regole, quindi un campionato a 19 squadre dove puntualmente una squadra riposa la domenica è pur sempre un campionato precario. Sarà un campionato dove le squadre, già se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo visto tutta una serie di precarietà veramente vergognose che nella storia del nostro calcio si fa difficoltà a rintracciarle, esperienze precedenti. Leggasi episodio di Cosenza, mai visto che una squadra neopromossa in B, e non me ne voglia il Cosenza, non abbia inerbato il campo prima della prima partita di campionato. Questo è a grave danno di tutta la Lega di Serie B, quindi rischia anche la perdita a tavolino della partita. E lo stesso problema l'hanno avuto a Lecce, abbiamo visto che addirittura nel riscaldamento stavano ancora completando una parte dell'inerbamento del campo. Abbiamo visto delle cose veramente, la B ha fatto 2 contratti di sponsorizzazione obbligando tutte le consociate a
presentare questi contratti, questi sponsor sulla propria maglia, e invece già dalla prima partita di campionato abbiamo visto che ci sono state 3-4 squadre che non l'hanno fatto. Quindi alla faccia di questa unità, di questa, mi sembra un campionato allo sbando. Tutto quello che è gestito dal Puparo è fallimento, di conseguenza mi sembra un campionato che non sia in condizione di dire molto. Per quanto concerne il nostro campionato, solito campionato duro, solito campionato difficile, ci sono delle squadre che evidentemente hanno pensato che il Catania fosse ripescato in Serie B e quindi si sono attrezzate notevolmente per eventuale salto di categoria, leggasi Casertana, leggasi Catanzaro. Quindi ci ritroveremo a avere queste squadre come rivali. Però devo dire che rispetto allo scorso anno è lievitato, direi come competitività, tutto il resto delle squadre, perché la Leonzio, la Sicula Leonzio ha fatto una buona squadra, perché il Siracusa ha una buona squadra, perché il Trapani ha una buona squadra, perché il Monopoli ha una buona squadra, perché la Juve Stabia ha una buona squadra, perché anche la neopromossa Potenza ha fatto una buona squadra. Non hanno lesinato energie economiche, di conseguenza potremmo avere un campionato che da un punto di vista della competizione si è innalzato verso l'alto, quindi aumentando le difficoltà. Però la Serie C la conosciamo, è un campionato difficile, è un campionato duro, ma noi dobbiamo rimboccarci le maniche e rispondere presente, noi ci siamo.